Salve a tutti, buon lunedì da me e dal collega amico Salvatore Di Meglio, che è la seconda Buonasera. volta che è ospite, ma ci sarà anche altre volte, quindi io lo chiamerò spesso, lo chiamo spesso in causa perché lo ritengo una persona valida. E quindi oggi come inizio di settimana abbiamo fatto un bell'argomento, abbiamo preso un bell'argomento che è l'obesità, vedete come sta scorrendo, androide, ginoide, caratteristiche e terapie. Quindi oggi ascoltate bene questa diretta, perché ovviamente, come tutte le dirette, l'ho sempre detto, mi interessano personalmente a me stesso, perché poi gli argomenti si scelgono, ma poi mi piacciono pure a me, no? Ma oggi cercheremo di capire insieme se magari uno ha un eccesso su una particolare zona del corpo, magari se può essere collegata a qualche problematica ormonale. Cercheremo di capirlo insieme a Salvatore. Quindi, insomma, l'obiettivo, sempre come ho sempre detto, di queste dirette è di informazione. Le ho cominciato a fare, continuerò a farle, forse da luglio, ovviamente in maniera più diluita, ovviamente in maniera più diluita, perché riprenderò a fare gli studi, il Giro d'Italia. Io lo chiamo il Giro d'Italia, quello che faccio io, il tour. E quindi ovviamente farò un po' più diluito. Giusto ricordarvi che mercoledì 17 ci sarà l'amica Marta Ciani, parlerà di allergie, intolleranze, come anche il discorso di come affrontarle, e l'amica Monica Perotti, il venerdì 19, che ci parlerà di candidosi recidivante. Quindi anche qua una settimana, e la settimana dopo sarà anche importante, perché ci sarà Antonella Carini, che aveva promesso di fare la lezione di spesa, quindi una lezione molto pratica, no? Ci sarà Guido Marini, che parlerà di gonfiore addominale, di tutto quello che interessa questo campo, e poi il simpaticone Carlo Maggio, amico Carlo Maggio, cardiologo, che ancora dobbiamo decidere ancora il tema. Però ovviamente aspetto anche vostre indicazioni, se avete qualcosa poi eventualmente me lo scrivete in privato. Allora, io direi di lasciare la parola al Salvatore. Ovviamente si presenterà per le nuove persone che si sono collegate, diciamo, oggi. A te la parola, Salvatore. Ok, grazie, buonasera a tutti. Io sono Salvatore Di Meglio, medico chirurgo, specialista in scienze dell'alimentazione e dietologia. Abbiamo scelto questo argomento oggi, anche se in certo qual senso potrebbe essere ripetitivo, si parla sempre di obesità, si parla e si riparla di obesità. Comunque c'è stata un'impennata di sovrappeso dell'obesità dopo questo periodo di quarantena, perché ovviamente l'opportunità di poter scendere o comunque il consolarsi con mettere cose nel forno o in padella è stato prevalente rispetto al solito. E la cosa importante che io volevo, su cui volevo soffermarmi è che come evidenza e come esperienza parte noi tutti, il sovrappeso non è sovrappeso, l'obesità non è lo stesso nelle diverse persone, e non è ogni sovrappeso può essere caratteristico di una persona invece di un'altra, oppure nel corso della vita la stessa persona può riportare accumuli eccessivi di cellule adipose, tessuto adiposo in più distretti. Facendo in grosse linee una differenza, noi possiamo vedere per esempio un accumulo principalmente localizzato a livello delle cosce del bacino, per esempio, il cosiddetto accumulo ginoide, oppure un accumulo che può essere soltanto riguardante il basso ventre, o addirittura del tutto il tronco, quindi l'addome, il torace, il collo, il viso. Sono accumuli di tessuto adiposo diversi che in parte dipendono anche dal biotipo costituzionale appunto che caratterizza quella persona, o anche il sommarsi di esperienze di vita che nel corso dei decenni hanno modificato la silhouette di quella persona.
Una cosa importante da dire è che le varie cellule del tessuto adiposo, che si chiamano adipociti, sono sensibili a diversi ormoni a seconda della loro sede. Incominciamo a fare già questa distinzione. Per esempio, gli adipociti del tessuto adiposo, delle cosce del bacino, sono più sensibili agli ormoni estrogeni, i tipici ormoni femminili, mentre le cellule del tessuto adiposo del basso ventre sono più sensibili all'azione degli ormoni tiroidei, mentre gli adipociti del tronco, del collo, del viso sono più sensibili all'azione degli ormoni corticosteroidi, ovvero degli ormoni dello stress. Fermo restando quindi queste tre grosse differenziazioni, tre grossi settori, ovvio che io posso, prendiamo il caso di una donna, io potrei aver avuto una obesità di tipo ginoide per tutta la vita e poi per esempio in post menopausa aggiungere anche un accumulo adiposo localizzato all'addome, e questo è correlato al fatto che si è venuta in meno l'azione degli estrogeni ed è aumentata quindi la prevalenza degli altri ormoni. Una differenza importante che riguarda poi anche la salute dal punto di vista metabolico e di patologie cronico-degenerative, patologie cardiovascolari, patologie come il diabete, patologie come le malattie degenerative a livello cerebrale, è la differenza fra la localizzazione del tessuto adiposo all'addome oppure alle cosce e al bacino. Gli adipociti, le cellule adipose del tessuto adiposo viscerale, quindi quello attorno agli organi dell'addome, attorno al fegato, attorno anche al livello toracico, attorno al cuore, attorno al presente nel tessuto sotto la cute a livello addominale, sono adipociti, sono cellule che rispondono in modo diverso all'azione del cibo, della nutrizione in eccesso, della nutrizione vista anche dal punto di vista qualitativo errata per una presenza eccessiva di zuccheri, di alimenti dell'industria alimentare e di dolcificanti. E quindi queste cellule adipose rispondono con un aumento del volume, un aumento del volume, quindi diventano più grosse, cosa che invece non succede o non succede in modo così eclatante a livello degli tessuti adiposo gluteo femorale. Il tessuto adiposo a livello addominale, a livello degli organi addominali, è un tessuto adiposo che si trasforma dal punto di vista metabolico e da un inerte, quindi da un tessuto adiposo che è solo da accumulo, si trasforma in un tessuto adiposo che invece secerne, produce una serie di molecole dette citochine che hanno un'azione pro-infiammatoria, vanno ad aumentare l'infiammazione cronica di lieve entità che non si manifesta con segni particolari o in modo acuto con febbre o altro, ma è una infiammazione cronica che nel tempo può cambiare le sorti e può determinare la comparsa di patologie cronico-degenerative. Tutto ciò non avviene invece con le cellule adipose del comparto gluteo e cosce. Già questa è una grossa differenza anche dal punto di vista prognostico. Nel caso dell'accumulo adiposo a livello addominale si avrà quindi un trend, una tendenza verso l'infiammazione, verso anche una condizione che si chiama insulinoresistenza. L'insulina è quell'ormone, è l'unico ormone che porta giù la glicemia, che riduce l'accumulo di zuccheri nel sangue dopo, per esempio, un pasto, e per l'eccessiva produzione di queste citochine, di queste molecole pro-infiammatorie, potrebbe accadere nel corso degli anni che i tessuti dove dovrebbe essere assorbito lo zucchero, il glucosio, che è il fegato, i muscoli, lo stesso tessuto adiposo, potrebbero non rispondere più a quelle dosi di insulina. C'è bisogno sempre di un quantitativo superiore di insulina, e quindi ciò può portare a una difficoltà a far assorbire il glucosio, e nel tempo potrebbe poi sfociare in un diabete mellito. Tutto ciò non succede invece per l'accumulo a livello di cosce e bacino, c'è solo un aumento del
volume di questi adipociti, un ingombro, diciamo così, importante, che poi condiziona anche il ristagno del sangue a livello degli arti inferiori, può condizionare o associarsi anche a un ristagno di liquidi a livello di cosce e di gambe. E la cosa caratteristica importante da tenere presente è che l'accumulo a livello di cosce e bacino è un accumulo con una ridotta tendenza lipolitica, ovvero una ridotta tendenza a ridursi. C'è un ridotto metabolismo a livello in quelle persone che hanno questo accumulo a livello di cosce e bacino, che per cui rende difficile con una dieta, diciamo, generica, poter ridurre l'accumulo adiposo. Cosa invece che è più facile a livello dell'accumulo adiposo a livello di tronco o di addome, è in quanto in quel caso lì non c'è questa tendenza a ridurre la lipolisi. Tutto ciò dipende ovviamente dall'assetto ormonale del paziente, assetto ormonale che può essere sì già presente dalla nascita, diciamo così, per una certa costituzione, per un certo biotipo costituzionale del paziente, oppure acquisita nel corso della vita. Facciamo un esempio: una persona che è stata sottoposta ad eventi stressanti particolarmente seri e particolarmente duraturi avrà avuto una iperattività delle sue ghiandole surrenali, che sono quelle che producono gli ormoni dello stress, e quindi potrebbe aver contribuito ad un maggior accumulo di tessuto adiposo a livello del tronco, del collo, del viso, e quindi ecco che noi già vedendo solamente con l'esame esterno del paziente, solamente alla vista del paziente, potremmo già avere un'idea di quelle che sono le caratteristiche metaboliche dello stesso paziente. La stessa cosa, per esempio, si potrebbe dire a proposito del cortisone, che molte volte il cortisone viene prescritto o autoprescritto dai pazienti stessi con troppa facilità, e quindi questa immissione nel corpo di quantità esagerate di cortisone potrebbero contribuire ulteriormente all'accumulo adiposo in quelle zone. Cosa che viene invece, mentre a livello dell'accumulo adiposo di cosce e di bacino, dobbiamo prendere in esame, per esempio, il livello di estrogeni. A parte quello di aver già una costituzione di quel tipo, semmai ereditata dai propri avi, considerato quanti estrogeni noi ingeriamo abitualmente ogni giorno con gli alimenti, con gli animali, per esempio da allevamento intensivo, oppure anche con cosmetici o prodotti per l'igiene personale che contengono parabeni. Parabeni sono delle sostanze chimiche che hanno un'azione come quella degli estrogeni, quindi è fondamentale conoscere queste caratteristiche per cercare di, oltre alla dieta, di mettere in atto una serie di condotte terapeutiche che possano migliorare e aumentare la risposta alla dieta stessa. Dieta che sarà ovviamente diversa, anche se su base LIFT, ma sarà comunque leggermente diversa, con accorgimenti diversi a seconda se parliamo di un'obesità a livello androide o a livello ginoide. E per esempio a livello androide noi dobbiamo stare attenti che questo aumento degli zuccheri nel sangue, quella difficoltà a far agire l'insulina, dobbiamo lavorare su questa alterazione del metabolismo degli zuccheri, dei grassi, perché molto spesso si associa all'aumento dei trigliceridi e del colesterolo nel sangue, mentre a livello per esempio dell'accumulo ginoide a livello di cosce e bacino, dobbiamo favorire impedire il ristagno di sangue e di linfa a livello degli arti inferiori, e quindi usare degli accorgimenti o fitoterapeutici, ma anche dal punto di vista dell'attività fisica, che possano migliorare e ridurre l'accumulo adiposo. Un'altra cosa importante, per esempio, da tenere presente, che si può semmai chiedere al paziente o voi stessi potete fare questa prova: una persona, per esempio, che al mattino si risveglia senza appetito, non ha affatto voglia di mangiare, al di là delle
delle abitudini spesso meridionali di non fare una colazione adeguata, molto spesso il paziente riferisce di sentirsi fazio, anche se la sera precedente ha consumato un pasto normale. Questo potrebbe essere il caso in cui questa persona ha già un aumento del cortisolo nel sangue già di primo mattino. Gli ormoni nel corso della giornata, del mese e dell'anno hanno delle variazioni cicliche, i cosiddetti bioritmi. Il cortisolo ha il picco alle prime ore del mattino e poi va scemando nel corso del pomeriggio sera e poi aumentare a seconda anche delle abitudini di vita. Se una persona si sveglia al mattino che riferisce veramente di non avere fame, di sentirsi sazio, probabilmente questa persona avrà uno stato di ipercortisolemia, cioè un aumento del cortisolo nel sangue stabilmente, ed ecco allora che la dieta sempre su base GIFT dovrà essere leggermente variata per consentire a questo metabolismo di adattarsi meglio a quello che va ingerendo. Altra cosa importante, una persona che ha un tasso iperestrogenico già costituzionale, al di là di quello che può ingerire, introdurre con le abitudini attuali, è una persona che potrebbe anche avere una ridotta attività della tiroide, perché gli estrogeni vanno a favoriscono la perdita urinaria di iodio e vanno a inibire l'attività di quegli enzimi che rendono attivi gli ormoni tiroidei, che gli ormoni tiroidei vengono prodotti dalla tiroide in forma inattiva e poi vengono attivati per azione di certe molecole proteiche che si chiamano enzimi. Gli estrogeni vanno a ridurre l'attività di questi enzimi che si chiamano deionidasi e quindi se io sono in uno stato di iperestrogenismo potrei avere anche una ridotta attività della tiroide. Ed ecco il motivo per cui la caratteristica tipica dell'accumulo adiposo alle olie cosce e bacino è una ridotta tendenza alla lipolisi, perché se io ho una ridotta azione degli ormoni tiroidei ho un ipometabolismo, il metabolismo mio è più rallentato del solito e quando c'è una ridotta attività della tiroide c'ho anche un ristagno di liquidi, quindi un edema diffuso a tutto il corpo, principalmente agli arti inferiori. E allora quelle caviglie grosse, quelle ginocchia grosse, che molto spesso, i polpacci grossi, che molto spesso vengono riferiti dalle pazienti, non riescono a scomparire, a migliorare, se non affrontiamo anche l'assetto ormonale con la dieta e con eventualmente un apporto di fitoterapici endoterapici di cui poi parleremo. Ecco quindi, già da queste piccole cose possiamo vedere delle differenze. Una persona che è in uno stato di ipotiroidismo, probabilmente se facciamo gli esami ematici del sangue, potremmo anche trovare valori nella norma, ma questi valori, questi esami, questi ormoni, anche se normali, potrebbero essere poco attivi sulle cellule bersaglio. Uno degli effetti principali della ridotta attività degli ormoni tiroidei è quella della ipotermia. Di solito le persone che hanno una ridotta attività tiroidea sono abitualmente freddolose, sentono freddo di più di qualunque altra persona presente nello stesso ambiente. Allora questo è un altro segno tipico. Una persona con un aumento del cortisolo, con l'accumulo adiposo sull'addome, per esempio, non è una persona freddolosa, mentre una persona con un ipotiroidismo, con un accumulo adiposo, specialmente a livello di cosce e bacino, invece una persona che spesso ha una situazione di ipotiroidismo ed è freddolosa. Allora a questo punto varrebbe la pena poi, dal punto di vista diagnostico, fare anche il test della temperatura basale e vedere e avere delle un'oggettivizzazione di questa temperatura corporea che tende verso i valori basali. Quindi queste sono delle differenze di massima che stiamo qui a riportare, proprio perché esperienze di chiunque, anche camminando per strada, anche su una spiaggia a livello balneare, ci si rende conto delle differenze, perché non tutti ingrassano nello stesso modo, non tutti depositano la tessuta adiposa in eccesso nella stessa sede, e ha sedi diverse e quindi ghiandole più o meno attive diverse corrispondono anche delle particolari preferenze per alcune tipologie di alimenti diverse.
Una persona che ha, per esempio, un accumulo adiposo a livello di cosce e bacino è come se tendesse a mangiare in modo più istintivo degli alimenti che contengano lipidi, grassi, perché deve sintetizzare questi ormoni di cui appunto questa persona è ricca, e quindi ha bisogno sempre di fonti di grassi in più per sintetizzare questi ormoni. Nel caso, per esempio, dell'accumulo ginoide, per esempio, sarebbe preferibile mangiare spesso pesce, perché il pesce, contenendo iodio, attiverebbe la tiroide, e non solo avremmo un aumento del metabolismo, della velocità del metabolismo, ma avremmo anche un aumento indiretto una riduzione indiretta della ritenzione idrica. Più aumenta l'attività della tiroide, più aumenta l'attività dei reni, e più edema e liquidi in eccesso che si depositano a livello del, appunto, in questo caso degli arti inferiori, verrebbero a ridursi. Questa è già una differenza. Teniamo conto, un'altra cosa importante, prima il dottor Garitano accennava che si parlerà di food sensitivity, di intolleranze. Se una persona consuma ripetutamente degli alimenti verso cui è ipersensibile, quelle valenze tossiche per quel paziente, oltre che creare uno stato infiammatorio, crea anche una ritenzione idrica ulteriore, perché l'organismo deve sequestrare e diluire queste valenze tossiche per far sì che non innescano una reazione da parte del sistema immunitario. Quindi un edema potrebbe anche correlarsi a una situazione del genere, e quindi ecco che la situazione sono da diversificare. Non è così semplice dire faccio la dieta. Ormai diete si trovano ovunque e in qualsiasi sotto qualsiasi forma, cartacea, digitale, la signora accanto e così via. Anche la prescrizione di una terapia nutrizionale, io così la chiamo, perché con la nutrizione noi possiamo variare anche il nostro assetto metabolico e possiamo anche variare il nostro destino metabolico. Quindi il sovrappeso è l'espressione di una infiammazione cronica di basso grado che si porta avanti nel tempo. Se io miglioro l'infiammazione, quindi andando a valutare tutte le cause che possono creare infiammazione nel mio corpo, io posso migliorare, azzerare, ridurre la sintesi di quelle molecole che creano infiammazione, che poi creano l'aumento, la resistenza all'azione dell'insulina e l'aumento del tessuto adiposo. Fermo restando che dobbiamo sempre tener conto del biotipo costituzionale, delle sue abitudini non solo dietetiche, ma di attività fisica ovviamente, e del suo assetto emozionale, perché se una persona ha delle problematiche serie, serissime, ha sicuramente una difficoltà a metabolizzare il tutto, avrà sicuramente un aumento del cortisolo, dell'ormone dello stress cronicamente elevato, che diciamo contrasterà anche il nostro tentativo di ridurre questo accumulo adiposo presente nel paziente. Francesco, vuoi dire qualcosa? Salvatore, quello che dobbiamo leggere in queste tue parole è che comunque bisogna analizzare caso per caso, no? La persona, perché a me ci sono tanti che parlano di se è localizzato lì è questo, se è localizzato, cioè a me per schemi a me non piace ragionare, no? Perché poi ovviamente va fatta come giustamente dicevi tu prima, quando uno c'ha la localizzazione ginoide c'è di fondo un discorso di estrogeni, perché la donna diciamo accumula a livello proprio costituzionale giù, e invece poi quando va in menopausa ovviamente il cambio di ormonale, perché poi si abbassano gli estrogeni, la donna accumula l'estrogenico, no? Quindi c'è un livello costituzionale che già lo vediamo già nel passaggio con la menopausa. Poi vediamo che si associa questo discorso, come hai detto bene tu, con il discorso ipotiroidismo, eventualmente azione non buona, e soprattutto nella conversione. Poi ovviamente il discorso dell'androide è legato, oltre al discorso dell'insulina, anche del cortisolo, perché
Il cortisolo è un'altra, oltre diciamo al dare il pancione, se vogliamo, c'è quel discorso che dicevi tu del viso, la faccia lunare, e bla bla bla, la demuscolazione che induce il cortisolo, eccetera, eccetera. Barbara fa una domanda: si può misurare? Io quello che faccio fare di solito sul cortisolo è quello salivare insieme anche al DEA. Faccio fare queste quattro provette di cortisolo più due di DEA, quindi in modo tale che ho tutto il quadro completo. Intanto ti leggo qualche domanda, così facciamo un po' di domande, perché onde evitare che poi mi spariscono le prime, perché di solito mentre parliamo poi mi spariscono le prime. Allora, la prima è molto lunga. Conosco donne che non hanno mai fatto attività fisica di alcun genere, né da giovani né ora, che sono sulla cinquantina. Inoltre non sembrano avere la minima intenzione di mangiare correttamente, eppure non soffre di accumuli adiposi localizzati secondo i criteri spiegati questa sera. Quale fortuna hanno queste persone? Avranno un assetto metabolico volto al consumo e al catabolismo. Sono quelle persone fortunate, molto invidiate da chi mangia davvero un tantino in più e si ritrova con un eccesso di peso. È un assetto metabolico in cui la tiroide funziona semmai in modo aumentato, senza diventare un ipertiroidismo, e quindi avranno questa fortuna qui. Purtroppo sono poche le persone così fatte, e quindi niente, saranno fortunate e basta. Salvatore, io poi volevo aggiungere, mi stavo dimenticando, che visto la bellissima narrazione che ha fatto Enrico Bevacqua sul discorso del microbiota e ingrassamento, e ovviamente anche questo c'entra nel discorso del sovrappeso. Quindi il sovrappeso c'entra tutto, c'entra il microbiota intestinale, cioè l'insieme di tutti i microbi presenti a livello intestinale, infatti ormai sono lavori pubblicati in cui si dice che se io trapianto un microbiota fecale di una persona in sovrappeso in una persona non in sovrappeso, io posso avere la comparsa sovrappeso in quella persona senza cambiare nessun'altra caratteristica né di alimentazione né di attività fisica, per esempio. Quindi il microbiota è fondamentale, a seconda di quello che c'è a livello di prevalenza dei vari componenti del microbiota, potrei avere per esempio un'influenza sul mio sovrappeso, a parte appunto lo stress che abbiamo detto, a parte l'attività fisica, io parlo sempre di attività fisica qua in relazione anche all'età. Sicuramente un'attività fisica di tipo aerobico, ovvio, un'attività fisica di resistenza per tentare di aumentare la massa muscolare, ma poi se andiamo avanti nei decenni c'è un'attività fisica per l'equilibrio e un'attività fisica per la flessibilità, perché se non c'è flessibilità e c'è difficoltà nell'equilibrio, ovviamente tutto poi salta. Se viene una persona a me, una settantenne, e ce ne sono per fortuna persone che si interessano, anche se tardi, del loro sovrappeso, è ovvio che tenteremo di camminare. Oggi leggevo le nuove linee guida pubblicate per la prevenzione del cancro, si parlava di almeno 150-300 minuti a settimana di attività fisica a intensità mediocre. Questa è una delle cose importanti, il camminare. Io non posso dire. Detto quanti minuti, non ho capito. 150-300 minuti a settimana di attività a media intensità. 150-300 minuti a settimana sul AIC, l'American Journal of Cancer. E, per esempio, questo è fondamentale. Ci sono persone che non muovono un passo neanche per fare qualche distanza brevissime. Allora, una persona che è in sovrappeso difficilmente potrà diventare un atleta sotto la nostra indicazione. Incominciamo a rendere, per esempio, la giornata più attiva. Poi possiamo introdurre anche un'attività fisica abituale, come il camminare, salire scale a piedi. Poi ci possiamo andare a iscrivere in palestra o in piscina. Deve essere fatta per gradi, perché non possiamo pretendere una persona che non ha fatto attività fisica poi all'improvviso diventi un atleta, comunque un frequentatore.
gradualità che noi diciamo sempre. Leggiamo quest'altra domanda. Da che dipende l'accumulo di grasso nelle braccia? Peso 70 kg, però questo grasso sulle braccia, dice Giusy. Questo potrebbe essere legato a quelle ipercortisolemia, sicuramente, ma potrebbe anche essere legato a una ridotta presenza di ormone dell'accrescimento, di GH. La presenza di plicche di grasso, specialmente a livello degli arti superiori, potrebbe essere correlata a una riduzione, a una ridotta presenza e sintesi di l'ormone GH, l'ormone dell'accrescimento. E quindi è da andare a indagare. Però siamo attenti, il GH è, diciamo, l'antagonista dell'insulina. Se io faccio consumo una cena ricca di amidi, specialmente se di cereali raffinati, o mi mangio una bella pizza, io vado a innescare ovviamente un picco dell'insulina, che è l'ormone che fa passare la glicemia, durante la notte, quando c'è il picco invece dell'ormone della crescita, del GH. Se c'è insulina non c'è GH, quindi più ho questa abitudine di consumare pasti amidacei, specialmente non integrali, ma in grosse quantità a sera, o in grossa prevalenza di amido a sera, più riduco il picco di GH durante la notte. Se non sono più giovane, questa azione del GH si va veramente ad essere di è quello che dici tu è fondamentale, perché io da tempo mi occupo di cronobiologia, no? Di cronotrezione. La tesi di laurea. E questa è la cosa che purtroppo oggi bisognerebbe prendere più in considerazione, rispettare i tempi in cui si va a mangiare, perché se si mangia al mattino abbiamo un assetto ormonale diverso della sera, quindi ovviamente questo è fondamentale, il GH che ti fa tutto per costruire, fare tutto quello che deve fare notturno, se lo disturbiamo ovviamente non ci aiuta. Infatti, parlo della cena come pasto di servizio. Ok, allora Lori, buonasera, io accumulo tutto su addome e pancia, prendo tanti medicinali, anche cortisone, non riesco a perdere peso, cosa fare? Qua vedi, forse si uniscono varie cose, no? Più cose, un ipotiroidismo vero, chissà, un ipotiroidismo vero, o è una cosiddetta tiroidite che poi è stata trattata e diventata poi ipotiroidea indotta iatrogena? Dovrebbe sapere quanti anni ha la signora, se è ancora in età fertile oppure no, se accumula tutto sull'addome e sulla pancia. La rimettiamo giusto per tenertela qui davanti. Sicuramente è un accumulo legato a un'eccessiva presenza di zuccheri e di farine raffinate, da qui, perché gli adipociti dell'addome e della pancia e girovita sono tutti sensibili all'azione dello stress e dell'insulina. Quindi se mangiamo eccessive quantità di zuccheri e farine raffinate, si va tutto ad accumulare in quella zona lì. Se c'è ipotiroidismo vero, ci sarà anche un ridotto radio metabolico, un metabolismo più rallentato, quindi la difficoltà a disfarsi, tra virgolette, dell'eccesso di tessuto adiposo. Prende anche cortisone, quindi davvero è una lotta contro i mulini a vento. L'ipotiroidismo assume cortisone, davvero è una lotta contro i mulini a vento. Chissà quanti altri farmaci prenderà la signora. Prendo tanti farmaci medicinali, è un caso abbastanza frequente. È ovvio che bisogna anche un discorso, come ha spiegato Guido Marini in queste dirette, tutti i farmaci, e ha parlato anche di cortisone, vanno a indurre disbiosi, vanno a indurre anche il discorso a livello intestinale, quindi e ricollegandoci, perché poi queste dirette sono belle perché si ricollegano varie cose. Per esempio, prima parlavi tu della disbiosi che può indurre. Enrico Bevacqua ci disse una volta che l'aumento dei firmicutes che potevano indurre, ovviamente anche per aumento di peso. Quindi ci sono tante cose che dobbiamo prendere in considerazione. Poi quando non riesco a perdere peso, la domanda, ecco, come dico in tutte le dirette, quando fate domande secche così, dici: guarda, prendo farmaci, prendo cortisone, il primo imputato, il cortisone è quello esogeno, il cortisolo è quello endogeno, quindi se prendo cortisone simulo quello che fa il cortisolo all'interno, quindi è soltanto che è bello pesantuccio darglielo all'esterno, poi c'ho ipotiroidismo, quindi
Vedete quante cose si sommano? Volevi aggiungere qualcosa? Capire, ripulire, vedere. Allora, là bisognerebbe sicuramente andare a fare un reset a livello intestinale, fare una pulizia intestinale, cominciare a prendere acido butirico, cominciare a ripopolare l'intestino con... Poi vedere se ci sono delle sensibilità eccessive verso gruppi alimentari, cominciare a fare delle idee di esclusione. Il percorso è lungo. Ovviamente in tutto ciò, la cosa importante è che poi manca nella maggior parte delle persone è l'aderenza ai consigli ricevuti, perché tutti vorrebbero avere il risultato senza impegnarsi in prima persona. Questa è la cosa principale. Io faccio vedere spesso una slide in cui c'è una persona obesa sdraiata sul pavimento, sul dorso, con le gambe piegate a 90 gradi, la bilancia appoggiata sulle piante dei piedi, e le esulta che è dimagrita perché la bilancia sta sopra e non lei sopra la bilancia. Quindi il discorso è quello lì: avere l'aderenza ai consigli ricevuti, ma perché se lavoriamo sulla nutrizione, se lavoriamo sull'alimentazione, lavoriamo sulla salute senza l'aiuto di farmaci, sia in prevenzione e molto spesso anche in terapia. Quindi il discorso è lì. È ovvio, mi rendo conto che la vita di adesso è diventata la vita di relazione è una vita attorno al cibo. Ci si incontra per mangiare, brindare, per fare l'aperitivo, la pedicena e così via. Gli abitamenti sono tantissimi e là sta il discorso. Il discorso dell'obesità, l'obesità è una cosa molto, molto seria, è una patologia infiammatoria cronica l'obesità. Non dipende se mangio in più o se mangio in meno. Io potrei anche mangiare poco, ma non riuscire a mettere via massa adiposa e non peso, perché semmai ho delle ipersensibilità verso alcuni alimenti. Mangio poco e non introduco le adeguate quantità di proteine. Non parliamo di fare delle diete iperproteiche, lungi da noi, ma delle diete normoproteiche, perché ognuno ha bisogno di un apporto proteico personale per sorreggere il metabolismo e per far sì che questo si diventi un tantino più veloce e più attivo, al di là delle proteine che servono per i muscoli stessi. Ma allora, però un concetto principale che togliamo dalla testa di ognuno, che mangiare poco significa dimagrire. Allora, infatti, togliamolo dalla testa, perché andiamo sempre con il discorso è questo qui che io faccio sempre ai pazienti, che molto spesso, cioè, se lei mangia meno, il suo cervello recepisce quel mangiar meno come carenza di cibo e quindi non manderà via mai il grasso di adiposo che gli serve per sopravvivere. Se diamo al nostro corpo e quindi al nostro cervello le adeguate quantità bene armonizzate fra di loro dei vari componenti, gluciti, lipidi, fibre, acqua e quant'altro, il nostro organismo, vedendo arrivare stabilmente quantità adeguate di nutrimento, incomincerà ad attivare il metabolismo e così nel tempo perderà massa grassa. Se io mangio poco, l'organismo non perderà massa grassa, lo perderà nel primo mese, poi dopo si adatta, tirerei in barca e non farà perdere più peso perché deve sopravvivere e non sa che noi vogliamo mettere il costume da bagno dopo un mese e quindi stiamo facendo le pazzie per rientrare in quella taglia o in quel costume. Quella è la cosa importante. E quindi mi hai chiamato questo libro qua che ho scritto. Infatti, non so se lo vedete bene, dimagrimento. Guardate che c'è scritto nella testa: obiettivo, pazienza, perseveranza, costanza e motivazione. Me l'hai tirato prima perché sì. Libro, io credo dei tre libri che ho scritto, è il libro che secondo me è quello che forse racchiude bene quell'aspetto mentale, no, psicologico, e che ovviamente se non c'è quello possiamo fare tutti i tentativi, tutte le cose, però se non c'è un aspetto mentale, perché poi le parole della testa sono parole che l'obiettivo lo dobbiamo avere tutti nella vita, la motivazione, la determinazione la dobbiamo avere, la costanza, perché ho visto molte persone che sono venute in studio da me, sono state belle determinate, però hanno perso poi in costanza, oppure addirittura persone al contrario, che sono venute motivate, che poi hanno perso, non hanno perseverato bene le cose. Quindi
sono importanti quei concetti che sono all'interno della testa. Se voi ci pensate, giusto ve lo rifaccio vedere, quel mare che, come l'ho interpretato io, questo è il mare delle diete. Come mai ci sono tante diete, però l'obesità è in crescita? Ecco che questa testa che esce dal mare e dice, beh, esco dal mare e dico come stanno le cose, perché se non ti metti con la testa a riflettere su quello che dobbiamo fare, ovviamente il problema è serio. Quindi anche l'obesità, di là della problematica infiammatoria, è una... può diventare, diventa, è diventata una vera e propria patologia delle dipendenze. C'è un circolo vizioso in cui io non mi rendo conto affatto delle mie problematiche, nonostante cosa mangio e quanto sia grasso. Incomincio a forse per qualche motivo interno, esterno, qualche consulenza medica ad interessarmi al fatto di voler cambiare, metti in atto dei cambiamenti, poi mi sento meglio, vado avanti, poi alla fine lascio tutto. E questo ciclo e riciclo fa solo danno, perché di solito quando io perdo peso, lo perdo sia da grasso sottocutaneo, quello sotto la pelle, sia da grasso periviscerale, quello addominale, diciamo prima attorno ai visceri dell'addome. Quando io lo riprendo, e di solito lo riprendo sempre con gli interessi, lo vado quasi tutto a depositare sul grasso periviscerale e aumenta la quota di quel tessuto adiposo che poi è importante per l'infiammazione e le patologie cronico-degenerative. Se solo pensassimo a ciò, razionalmente dovremmo tutti essere magri. Purtroppo ci sono tanti motivi. C'è sicuramente l'offerta di cibo spazzatura, così la chiamo, che ormai siamo pieni di quest'anno. Sicuramente l'offerta di cibo, sicuramente il periodo dal punto di vista sociale, economico, non è proprio dei migliori, e molto spesso mi si dice, dottore, ma se mi togliete pure il cibo, io che faccio? Perciò diventa un'ancora di salvataggio. Si mangia perché si è annoiati, si mangia perché si è particolarmente nervosi, particolarmente agitati, si mangia perché si è soli, si mangia per tantissimi motivi. Allora ecco che il discorso della dieta deve essere un modo per cominciare a cambiare, senza imposizioni particolari, senza grammature, soltanto cominciando a capire, almeno cominciamo a capire cosa sì e cosa no. Poi li architettiamo insieme e valutiamo nel corso poi dei mesi come vanno le cose. Perché se cominciamo a prendere il bilancino e a fare X grammi di A o di B, alla fine ci stressiamo solamente. Ed ecco il discorso. Salvatore, volevo aggiungere su questa cosa qua, e quando, non so, capiterà pure a te sicuramente, quando vengono i pazienti da me si aspettano il foglio di carta da lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica, che devono mangiare. Io invece evito proprio veramente di dare proprio lo schema bello fisso, se no ci andiamo a incanalare in quel percorso di diete su diete, che io dico a sto punto prendete un giornale, di qualsiasi giornale, strappate una pagina, la mettete sul frigorifero attaccata e vi seguite quello. Cioè, invece io dico sempre, cerchiamo di capire un metodo e poi cercare di dire quelle cose che hai detto tu, inquadrare la persona. Se io in base all'inquadramento poi vado a decidere se ruotare, togliere, cosa non fare. Poi l'architettura, come dicevi tu prima, giustamente, la possiamo creare, la possiamo anche proiettare al muro con un PowerPoint, cioè uno la dieta la può proiettare pure al muro e se la guarda ogni mattina, però non è questo, è imparare, è là l'idea del pescatore, no? Se tu impari al pescatore a pescare è meglio, se invece praticamente se gli porti il pesce questo non imparerà mai. L'architettura va capita, il metodo va capito. Ok, leggiamo questa domanda qui, che ce ne sono tantissime altre arrivate. Mangio poco o niente fino alle 17 e poi mangio tutta la notte ogni 2-3 ore. Allora, io non voglio rispondere perché c'è la dieta di Fiorello, e oggi è di moda il fatto di saltare la cena, e se ne parla in tanti discorsi, però si corre in questo disastro poi. Cosa dici tu? Allora, come dicevamo prima, durante la giornata si alternano ciclicamente ormoni,
quelli del mattino sono tendenzialmente ormoni che portano a consumare, ad accelerare il metabolismo, ad avere quanto meno accumulo possibile da quel apporto di nutrienti. Quelli della sera invece sono ormoni che tendono a far accumulare l'ingerito, i cibi ingeriti sotto forma di grasso. La sera per noi umani è un momento della giornata in cui tutto si acquieta. Noi siamo esseri umani, esseri viventi diurni, quindi il nostro pasto principale deve essere la prima colazione, poi il pranzo e la sera un qualcosa di frivolo, sempre abbinando i vari componenti, i vari nutrienti fra di loro. Il non mangiare niente fino a quell'ora e poi mangiare tutto a quell'ora, secondo me, porta ad un trend proinfiammatorio, a un accumulo insulinico durante la notte, secondo me, senza paragoni. Io posso, a proposito della cena, qualche volta in casi particolari in cui c'è principalmente una situazione di infiammazione sistemica importante, con già presenti patologie croniche infiammatorie, posso far evitare la cena per una o due volte a settimana, ma andrò ad aumentare la quota della prima colazione per non perdere l'apporto proteico della giornata. Questa può essere un'idea che ha un'azione anche di politica, però la posso fare un giorno, due giorni al massimo, non consecutivo nella settimana, per qualche volta nel mese, ma senza arrivare a fatti quotidiani. E la cena è il pasto di servizio, quello che di me. No, dico, se è finito, leggiamo un'altra domanda, che ce ne sono diverse, forse ci vorranno 2 ore per rispondere a tutte. A parte la dieta GIFT, come si può correggere l'ipercortisolemia mattutina, responsabile dello scarso appetito mattutino? Cioè, questa è una domanda che mi interessa pure a me, forse anche a livello di integrazione. Allora, io ho un'ipercortisolemia mattutina, il mio cortisolo andrà a scemare, a ridursi nel corso della giornata, fino ad arrivare a sera, che in cui dovrebbe avere il minor quantitativo e il minor dosaggio esistente. Fermo restando sempre una dieta nei termini dieta GIFT, per cui in ogni pasto abbiamo tutti i nutrienti, i cereali integrali, l'apporto proteico e quello di fibre da frutta e verdura, io faccio così. Mi regolo così. Non faccio consumare una prima colazione al risveglio. Faccio fare, la chiamo prima colazione posticipata, verso le 9, per esempio, 9:30, con sempre un apporto proteico, un minimo apporto di amido integrale, di pane integrale, proprio un minimo, e contorni, frutta e così via. A pranzo un contorno, un piccolo assaggio di pane, mentre la quota, la pasta o il riso, il primo piatto, in quantità un tantino più evidente, la propongo a cena, insieme sempre a un secondo al contorno. Se facciamo in questo modo, se abbiamo davvero indovinato, tra virgolette, che quel paziente era in uno stato di ipercortisolemia, nel corso dei mesi, entrando in punta di piedi nel suo dismetabolismo ipercortisolemico, in questo modo qui riusciamo a ribaltare la situazione e ci ritroviamo che il paziente dopo qualche mese non ha più quella facies lunatica, il collo grosso, il torace, il seno praticamente evidente, e siamo entrati in questo dismetabolismo, disormonia del paziente, e possiamo poi cambiare di nuovo l'assetto della dieta. Questo è quello che faccio abitualmente, sempre rimanendo in ambito GIFT. Quindi praticamente giusto per riassumere, posticipi la colazione alle 9:30, un secondo che potrebbe essere un secondo proteico, potrebbe essere delle uova, un affettato, una fettina piccola di pane integrale, per esempio, della frutta prima, o del condimento di olio extravergine d'oliva. Poi a pranzo, di nuovo, sempre prima la frutta,
il secondo, il contorno con un'altra fettina di pane integrale, a parte appunto il contorno, e la sera la frutta, un primo piatto di pasto di riso integrale con ortaggio e verdure, e un secondo e il contorno. A livello invece di eventualmente di integrazione, per esempio, giusto, correggimi se sbaglio, devo fare proprio una domanda io a te, no? Se ho uno scarico del surrene, di solito la medicina ufficiale va col cortisone, va a stimolare un po', però se noi vogliamo utilizzare per esempio del ribes nigrum, ad esempio, potrebbe essere che... Il ribes nigrum è comunque un cortisonico naturale. Ok, invece per abbassare, al contrario, eventualmente, per abbassare la fosfatidil... serina, se non sbaglio, o la rodiola, sì. vanno benissimo, come no. Io per esempio, nell'obesità di tipo androide con l'iperglicemia, l'insulina resistenza, io uso un mix che tu conosci, in cui c'è la curcuma, la berberina, l'acido clorosolico, che sono tre molecole insieme che migliora il metabolismo degli zuccheri, migliora il metabolismo degli grassi e riducono la resistenza all'insulina. La berberina, per esempio, è una pianta importantissima perché da sola riesce a ridurre il rischio per aterosclerotico, perché abbassa il colesterolo e l'LDL. Ma eventualmente, Salvatore, in questo prodotto che hai nominato, che non si può fare il nome commerciale, ma si chiama AndroHelp, facciamo il nome della OTI, no, perché poi mi dicono che non facciamo mai i nomi, no, quando si può fare si fa, perché è un prodotto che uso pure io, ma eventualmente perché poi quando abbiamo questo assetto, diciamo, a livello addominale e si associa anche un ipercortisolo, cioè un discorso di cortisolo alto, perché poi alla fine il tronco, la parte, diciamo, addominale, la parte alta sono un po' più o meno, ci puoi associare qualche altra cosa a questo prodotto che avevo nominato prima? Sicuramente ci vorrà, in questi pazienti abbiamo sicuramente una steatosi epatica, quindi abbiamo un accumulo, un infarcimento di grasso a livello epatico, quindi dobbiamo drenare il fegato, possiamo drenare il fegato, aiutarlo nel suo lavoro con del tarassaco, per esempio, è una delle piante che si usano per drenare il fegato e migliorare la funzionalità dello stesso, perché questa tipologia di accumulo adiposo qui a livello di addome è più facilmente correlata all'accumulo di grasso, l'infarcimento di grasso a livello epatico, perché fra le caratteristiche di questi adipociti c'è quella di liberare da essi stessi grosse quantità di acidi grassi. Questi acidi grassi, attraverso le venule che portano direttamente il sangue dal tessuto dell'addome al fegato, infarciscono il fegato in maniera esagerata e quindi c'è questa cosiddetta steatosi epatica, che è molto frequente anche in tenerissima età. Io ho visto steatosi epatica anche in ragazzini, bambini di 10-11 anni con in sovrappeso. Perché? Perché c'è questa accumulo adiposo a livello dell'addome e della pancia, quindi, che è più facilmente correlata a una steatosi epatica. Quindi bisogna comunque drenare il fegato in questi casi. Ok, allora qui vediamo un'altra domanda. Io ho sviluppato la celiachia, ipotiroidismo, psoriasi, tutto nel 2016. Non so cos'è stato prima, il motivo di tutto insieme, ma stavo malissimo. Qui stiamo parlando di tre patologie autoimmuni, quindi, come ho sempre detto, da una malattia autoimmune si può generare una seconda, una terza. Quindi ecco perché l'importanza di mettere a posto il sistema immunitario e non trascurare una prima malattia autoimmune quando insorge. Poi c'è non so se sbaglio, Salvatore, ma c'è il discorso che dall'insorgenza alla diagnosi a volte passa del tempo. Infatti, cioè, se non ci sono dei segni specifici diretti, quella domanda lì è importante, perché in quel caso lì io personalmente, in una patologia, una o più patologie autoimmunitarie, io faccio un reset totale
da tutte le fonti proinfiammatorie di provenienza alimentare. Faccio usare solo carni da allevamenti biologici oppure manti e vitelli allevati a pascolo, faccio usare pesce di piccola taglia perché è meno intossicato di quelle grossa taglia, ma pesce pescate, non da allevamenti, se è possibile quindi anche frutta e verdura biologiche, per evitare tutte le fonti proinfiammatorie legate all'attività dell'uomo nell'allevamento e nella coltivazione. E poi vado a vedere anche se ci sono ovviamente delle particolari sensibilità verso gruppi alimentari, e a rotazione eliminiamo. Ma lì poi bisogna lavorare veramente sulla costruzione. Bisogna andare a capire perché nel 2016 è partito tutto ciò, quale problematica emozionale sta alla base di tutto ciò, e poi si lavora e si cerca di andare avanti. Suggerimento che do io, non ricordo a Mary, dico semplicemente attenzione che nel momento che sono nate queste tre, ci sono adesso queste tre patologie autoimmune, non ne facciamo insorgere una quarta. Infatti, anzi cerchiamo di resettare e tornare indietro. Allora, dottore, noi nasciamo difettosi e ognuno di noi manca quell'enzima che aiuta a metabolizzare carboidrati o proteine e così via. Non è meglio fare esami specifici? Non so che cosa, qual è questa enzima che... Prima abbiamo parlato degli enzimi, degli estrogeni che bloccavano le deiuridasi e quindi l'attivazione degli ormoni tiroidei. Non so se si riferisce a quella, signor. Sì, ti dico di sì, mo riesco a ricollegare pure perché ho visto la domanda di prima. È ovvio che bisogna fare esami specifici, è naturale, a parte tutto quello che è la diagnostica che può stare in studio in ambulatorio, è ovvio che siamo esami specifici. Per esempio, una cosa importante da tenere presente in una persona che ha un accumulo androide, quindi addome, come non stiamo più a ripetere, è una persona che ha una maggior probabilità di avere anche patologie cardiovascolari. Allora, tra i tanti esami, sono due esami ematici importantissimi, che è quella della PCR ad alta sensibilità, che è un esame diagnostico, è un fattore di rischio ormai accreditato a livello internazionale come fattore di rischio per malattie cardiovascolari. E poi andando a fare l'assetto lipidico, dobbiamo dosare anche le LDL, cosiddetto colesterolo cattivo, però quello piccolo e denso, le SDLDL. Questo LDL in particolare è quello che più ha un'azione aterogenetica, quindi è quello che più crea trombi e aterosclerosi. Ma giusto una domanda, Salvatore, visto che ha parlato di colesterolo Mauro Miceli, si parlava di dosare, in America SDOP fanno il dosaggio di quello di cui diciamo dividono l'LDL, ma in Italia no, quindi in Italia abbiamo solo il valore totale di quell'LDL. Allora, bisogna già augurarsi che ci sia un laboratorio che dosi davvero l'LDL e non le ricavi con la formula di Krenner. Bravissimo, tra l'altro. Due, però se vado a dosare la polipoproteina B e ho il totale dell'LDL, potrei farmi un calcolo e vedere quante sono le SDLL. Però a Napoli, sul Napoli, c'è un solo laboratorio che fa sia l'HSPCR, la PCR da sensibilità, che l'SDLL. E spesso mando i pazienti lì per avere un'idea di tutto ciò. Altra cosa importante, per esempio, un altro esame diagnostico fondamentale che faccio spesso per vedere lo stato delle cose, specialmente nei pazienti con obesità androide, è quello della fluorescenza. È un esame che si fa sul braccio, si appoggia sull'apparecchio, che va a dosare le molecole ricche di zuccheri depositate nei tessuti, i cosiddetti prodotti dell'aggregazione avanzata. L'aggregazione è una reazione chimica che porta tutti gli zuccheri a reagire con le proteine, a reagire con il nostro DNA, e forma delle molecole che irreversibili, che poi condizionano la risposta, le patologie cardiovascolari, renali, oculari e così via. Cioè anche questo apparecchio qui, per esempio, può darci un'idea di come stiamo per assetto glucidico del passato, e andiamo a dosare queste molecole che si chiama AGES. Questo è un altro esame. Fanno la PCR ad alta sensibilità, poi l'altro esame che mi sono perso. SDLDL.
SD Moldent LDL. Ok, grazie per l'informazione, perché ovviamente non tutti faranno questo, immagino che non tutti i laboratori lo faranno, però... No, le richieste non sono eccessive, per cui loro non investono nei kit. Allora, Francesca fa questa domanda: cosa si deve fare per contrastare la ritenzione idrica a livello di arti inferiore, oltre alla dieta infiammatoria, cioè la dieta antinfiammatoria, soggetto con tiroidite? Quindi qualche rimedio per il discorso della ritenzione? Quello sicuramente. Allora, a livello sicuramente, per esempio, io farei una attività fisica aerobica tenendo un mezzo contenitivo all'esterno, per esempio delle calze. Io faccio spesso fare delle passeggiate con delle calze elastiche, quindi questo mi crea una riduzione del ristagno a livello degli arti interiori. Io spesso uso per esempio il melilotto, oppure uso altri rimedi anche di tipo omeopatico, che non stiamo qui a dire, ma ci sono un bel po' di rimedi che possono lavorare. Per esempio il melilotto è uno di questi, che lavora sulla ritenzione idrica e che mi determina una riduzione dell'accumulo di liquidi a livello degli arti inferiori. La cosa importante, a proposito di attività fisica, ecco, la cosa importante, l'unica attività fisica che abbia un'azione lipolitica è quella fatta al mattino a digiuno. Per cui le persone che hanno un trend ipolipolitico, come quelle che hanno l'accumulo a livello di coscia e bacino, dovrebbero fare abitualmente ogni giorno un'attività fisica di tipo aerobico al mattino a digiuno e poi fare colazione. Questo è il momento in cui si ha il massimo effetto lipolitico da parte dell'attività fisica. Quindi è già una differenza fra l'addome, l'obesità androide e quella ginoide, anche per quanto riguarda la scelta dell'attività fisica, mentre l'androide lo può fare tranquillamente di pomeriggio sera, e l'accumulo ginoide ha bisogno di questa spinta ad aumentare la lipolisi, e quindi è preferibile farlo la mattina a digiuno. Questa è anche visibile, no, dai risultati che a volte si hanno. Spesso nell'accumulo ginoide si ha un po' più di difficoltà a calare di massa grassa, cosa che invece nell'androide è più veloce la riduzione della massa grassa, perché non c'è questo blocco della lipolisi che caratterizza il ginoide. Allora, volevo rispondere ad Angelina, che è una mia paziente. Allora, ho fatto la dieta antinfiammatoria, però niente, cosa posso fare? Allora, anche innanzitutto ritornare, diciamo, al controllo, anche per il semplice motivo che persone che ho seguito tanto tempo fa devono essere riviste, no? Nel senso che giusto perché poi, ecco, ne approfitto per questa domanda perché certe volte io propongo il discorso della dieta antinfiammatoria, di cui ho scritto il libro proprio sulla tiroidite di Hashimoto e su tutto il resto, però non è che poi il discorso devo vedere come sta evolvendo, no? Non è che c'è una. Infatti, ho evitato di scrivere proprio la dieta nel libro, nella parte finale, che tutti pensavano c'è la dieta. No, non è la dieta, è capire dei concetti, però poi l'evoluzione va gestita. Cioè, vi faccio un esempio, giusto, Salvatore? Giusto, visto che è una bella chiacchierata questa qui. Una mia paziente mi chiama e mi dice. Mi dice che determinate cose, voleva il nome di un integratore, eccetera, eccetera. Ma io ho detto: ma io non ho mai avuto sta paziente, com'è sta storia? Vado a vedere, l'ultima volta nel mio schedario che l'ho vista erano 2 anni fa. Cioè, poi a un certo punto ti chiedi: io non la vedo da 2 anni. Non mi ricordo niente, perché poi a un certo punto dovresti avere un hard disk in testa, no? Dovresti avere proprio una. Esatto.
E purtroppo io non ce l'ho l'hard disk in testa, ma come non ce l'hai credo neanche tu, che non credo che da 2 anni a questa parte ti ricordi tutta la storia. E poi sicuramente le situazioni sono cambiate. Mo, rispondendo ad Angelina, diciamo, anche qui la tua situazione dopo tanto tempo sarà cambiata, quindi adesso ci vorrà un altro discorso, un altro approccio. Vedete com'è complessa l'argomento quando si parla di obesità, ma si parla di tutto quello che stiamo dicendo, di cortisolo, abbiamo parlato di microbiota, abbiamo parlato di tante cose nel giro di un'oretta, ma veramente abbiamo detto tante cose, quindi bisogna capire bene bene come è andata evolvendo la situazione. Quindi giusto volevo farti... Allora, questa è una domanda di Paola, quali analisi fare per avere un quadro completo del microbiota intestinale? Questo te la lascio a te la... L'unica analisi che può davvero darci un quadro dell'assetto del microbiota intestinale è quello che va a ricercare l'RNA, cioè il materiale genetico dei vari microbi nell'intestino. È il test che va a dosare il 16S RNA, è il test del microbiota che ci dà una fotografia al momento di qual è del mio microbiota e che poi possiamo andare a ripetere e vedere in funzione delle terapie messe in atto come è cambiato la presenza di quella famiglia o di quell'altra famiglia. Prima si parlava dei firmicutes, il firmicutes per esempio è una delle famiglie di microbi presenti a livello intestinale e si è visto che se ci sono più firmicutes ci può essere più obesità, perché i firmicutes hanno la capacità di trarre zuccheri, glucosio anche dalla cellulosa, cosa che invece l'organismo umano non riesce a fare. Quindi se prevalgono i firmicutes ci sarà un quid in più di glucosio assorbito che non ci sarebbe, per cui ecco il discorso del microbiota. Sono tante le problematiche, sono tante le problematiche a cui tener conto, non basta veramente dire mangi questo, tanti grammi, arrivederci e buon appetito. Il discorso è globale, perché poi una cosa è un paziente che ha solo un leggero sovrappeso, una cosa invece è una paziente che ha un'obesità di un certo grado oppure un'obesità correlata ad altre patologie già presenti. Allora i discorsi sono diversi anche l'approccio nutrizionale e dietetico, e quindi il test del microbiota è quello che è accreditato al momento essere quello più indicato per sapere quali sono le popolazioni che sono presenti nel mio intestino, le varie famiglie. Allora, io qui invece dico correttezza e completezza il test che abbiamo anche oltre a questo qui del 16SRN, abbiamo anche quello che fa il laboratorio Ranfi, l'amico Ranfi, che è praticamente analizzare proprio le feci, no? Nel campione direttamente sulla vedendo al microscopio, quindi è un test quindi non su genetico, quindi in questo caso, ma proprio ti dice perfettamente quali sono se ci sono più bifidi, meno bifidi, più, cioè ti dice praticamente un po' quello che lui vede dalla nostra cacca, detto in parole povere, no? Giusto che c'è pure oltre a quel discorso lì c'è anche quest'altro. Allora Sara ti fa questa domanda: sono in menopausa da 9 anni, ho braccia e gambe magre, se non fosse ma un po' di pancetta e cosiddetto grasso addominale. Prima del lockdown andavo in palestra, ma il grasso addominale c'è sempre stato. Quindi il fatto della cosa rispondiamo, penso purtroppo, che... Purtroppo questo è che accade spesso in post-menopausa, che si aggiunga anche dell'accumulo adiposo a livello addominale. Bisogna azzerare gli zuccheri, abbinare, mangiare sempre un rappresentante di ogni gruppo alimentare per pasto. E io dico sempre anche, la dieta Gift dice sempre di mangiare come primo piatto del pasto della frutta o degli ortaggi crudi. Questo è fondamentale per vari motivi. Da un lato, se mangiamo la frutta dopo i pasti potrebbe andare incontro a fermentazione più facilmente e quindi creare più meteorismo, gonfiore addominale. Mangiare la frutta prima o delle crudite prima ci consente di
dilatare le pareti dello stomaco molto più immediatamente, molto più facilmente rispetto a un piatto di pasta o a un secondo, e questo fa sì che ci sia una sazietà immediata sia a livello gastrico che a livello centrale, a livello del cervello, perché questa idratazione dello stomaco blocca la sintesi di una molecola che crea invece fame a livello cerebrale. Quindi iniziare sempre un pasto con una della frutta fresca o delle crudite è fondamentale. Nel caso della signora di prima, dobbiamo sicuramente rivalutare l'apporto di zuccheri, dobbiamo valutare quale è la prevalenza di amidi rispetto all'apporto di proteine, perché questi problemi, io quelli che vedo facendo la bioimpedanziometria, che tranne il ragazzo palestrato, la maggior parte delle persone sono in sovrappeso obese e sono carenti di massa muscolare. Quindi abbiamo una sarcopenia, così si dice, la carenza di massa muscolare o massa proteica in generale, ed una adiposità eccessiva. E sono il frutto di un'alimentazione ricca di zuccheri, di farine raffinate e della sedentarietà. Ok, giustamente poi quello che riscontro effettivamente pure io è questa cosa qua che dicevi tu. Allora, su questa si può aprire un bel dibattito, ma ho ipotirismo controllato con lui, bisogna capire che cosa vuol dire controllato. Poi io ho sempre fame, stanchezza, fatica, non riesco a ingrassare, sono magra, all'ultimo esame della tiroide era a posto, ma non riesco a capire il perché dei miei disagi di salute e magrezza. C'è una consulenza medica. Sì, ma il problema, ti rispondo brevemente su questa. Allora, il discorso è che bisogna capire se c'è una Hashimoto o meno, innanzitutto, c'è una malattia autoimmune o meno. Perché è stato dato l'Eubilox, perché ti è anche risalito. Ecco. Poi, bravissimo, poi mi rispondo a questa cosa che hai detto, tu mi hai dato la palla per rispondere, perché a volte si danno dosaggi veramente abnormi e si può rischiare di andare in ipertiroidismo iatrogeno, quindi si può andare oltre il dosaggio, quindi dire a posto per la medicina ufficiale ti dicono va bene, vedo 0,7 pure 0,4 rientra il minimo, magari 0,2 del TSH, ti dicono è a posto, ma se è a 0,4 no, magari l'hai fatto senza prendere il farmaco, perché quella mattina l'hai preso dopo che hai fatto l'esame, e appena prenderai il farmaco tu scendi sotto ancora di più col TSH, quindi bisogna capire che significa a posto. E poi giustamente poi bisogna vedere se ci sono dei noduli, se sono dei noduli secernenti, ormoni tiroidei, quindi questi ti possono portare a una situazione di ipertiroidismo, e quindi ovviamente ad un discorso di l'ipertiroidismo che di solito porta all'essere magro, con tutte le problematiche di ansia e altre problematiche che porta questo. Quindi diciamo che bisogna, questa è una domanda anche qui che andrebbe sviscerata bene bene. Non so se tu volevi aggiungere qualcosa, Salvatore, nel frattempo. No, è fondamentale, perché molto spesso davvero quella tiroide che poteva avere una speranza di ritornare a funzionare, bloccata eternamente con l'Eutirox, quei segni sono, potrebbero essere da ipotiroidismo, nonostante l'Eutirox. Non dimentichiamo un'altra cosa importante, che è molto frequente, le parassitosi intestinali, che possono dare quei segni che stavano lì riportati. È importante andare a vedere se ci sono parassitosi intestinali. Segni del genere potrebbero anche essere riferiti a delle parassitosi oppure a delle food sensitivity. Se io sono ipersensibile verso un gruppo alimentare e continuo a mangiarlo, potrei avere dei segni correlati all'ingestione, e quindi segni da non gradimento, diciamo così, del mio sistema immunitario, di quel alimento, e quindi manifestare una X sintomatologia. Infatti, a proposito dei parassiti, l'esame che dicevo prima del laboratorio Ranfi, quindi che fa Ranfi, mi vede pure nella cacca se ci sono parassiti. Quindi, insomma, è importante analizzare proprio le nostre feci proprio per questo motivo qua. E il food sensitivity, noi utilizziamo il test QASA. Quindi il test anamnestico. Ne abbiamo sempre parlato, ne ha parlato Giovanna
tranquilla, ne ha parlato in una diretta, credo lei o credo la Giacona, non adesso non ricordo più di tante che ne sto facendo diretta, non ricordo chi ne ha parlato. Comunque è un test che è basato sull'anamnesi. Vuoi spendere due parole, Salvatore, sul test qua? Sì, sì, no, ma diciamo l'anamnesi. L'anamnesi, che cos'è l'anamnesi? È la raccolta delle informazioni sulla storia del paziente. Allora, se io chiedo a una persona, lei, prima di tutto io chiedo qual è l'alimento verso cui farebbe pazzie. Questa è la prima cosa che chiedo, perché quell'alimento craving, l'alimento da cui che è praticamente desiderato dal paziente e che potrebbe anche essere causa di causa-effetto di una determinata localizzazione di tessuto adiposo in eccesso. Come ho detto prima, ogni ghiandola poi richiama un gruppo alimentare. Io la cosa che devo andare a chiedere: se mangia, cosa mangia? Cosa mangia abitualmente? Se ha sintomi i più svariati dall'ingestione di quell'alimento, se sono ricorrenti con l'ingestione di quell'alimento, e quindi posso fare un'ipotesi di ipersensibilità verso quel gruppo alimentare. E questo è anche il caso, per esempio, del nickel, no? Se ho dei sintomi dall'ingestione di alimenti che contengono grosse quantità di nickel, io posso pensare che ci sia una certa ipersensibilità verso quegli alimenti e il nickel, quello andrò ad eliminare. E a proposito delle feci, sempre per quanto riguarda l'esame amnestico, devo sapere dal paziente se va in bagno regolarmente, se la consistenza delle feci è sempre ottimale ed è sempre la stessa, che se già ho una consistenza alterna, io già ho problemi di disbiosi, se ho un trend verso la stipsi ostinata o una disbiosi di tipo putrefattivo, nel primo caso di tipo fermentativo. Quindi io devo sapere con l'anamnesi, e QASA per esempio è un test importante per avere un'idea di quali sono le abitudini e gli effetti più o meno graditi dall'ingestione di quegli alimenti. Salvatore, io qui ne approfitto perché per dire una cosa, il test QASA secondo me è stato troppo sottovalutato. Invece io lo uso tantissimo, ma ci vuole tanto tempo per farlo, perché io passo tanto tempo con la persona, anzi in questo periodo di chiusura che ho fatto visite online, che fra poco finiranno per me dal 30 giugno, me lo mandavano via mail, io avevo il tempo per compilarlo, però in studio, dove io già dedico 2 ore, ho dovuto adesso, chi lo vuole fare in studio, o prendo io la decisione che me lo faccio comunque mandare prima e lo faccio e poi lo discuto con la persona. Cioè, io sto facendo una chiacchierata con te, no? L'idea che mi sono fatto io, perché se no fare una visita come la facciamo noi di 2 ore è più diventa ci vogliono 3 ore. E quindi io ho preso la decisione: chi vuole fare il test QASA con me deve richiederlo alla segretaria e eventualmente gli manda il questionario, che poi discuteremo ecco, una cosa che uno me lo porta già compilato e poi discutiamo sulle varie domande e poi inseriamo i dati in un software. E questo mi permette di poterlo fare in studio, perché io in studio purtroppo appena mi sono abilitato come diciamo per il test QASA, che è stato ideato da Luca Speciani, ovviamente l'ho fatto per mia colpa, l'ho fatto poco, perché ovviamente perdevo troppo tempo. Sì, invece adesso tempo. Con il periodo delle visite online, col fatto che avevo tempo di fare, io potevo benissimo la sera farmelo con calma, analizzare tutto, e quindi magari questa è un'idea che mi sono fatto adesso in studio, che magari me lo faccio mandare prima e eventualmente me lo portano già compilato e poi lo discutiamo. Quindi giusto un pensiero a voce alta. A Ivana cosa vogliamo rispondere sulla piramide alimentare, che non esiste la piramide alimentare? No, non la piramide alimentare. Non esiste la piramide alimentare perché mette da sempre in prevalenza l'apporto di carboidrati. Se io faccio un pasto prevalentemente di amido, che sia pasta, pane, sperando che sia integrale, io sto facendo un pasto che è prevalentemente zuccherino, glucidico, che avrà la capacità di far impennare l'ormone insulina
per la sua il suo assorbimento, e quindi avremo che cosa? Un abbassamento veloce della glicemia e fame di nuovo, avremo un ridotto apporto di proteine, perché l'apporto totale del pasto è a favore dei carboidrati, quindi no, la piramide no, la quota deve essere uguale visivamente, l'ingombro, diciamo, il volume del piatto dei vari componenti diciamo che sta piramide, sfatiamo anche quest'altro mito, che la piramide non esiste, cioè non è stata una creazione di mettere su un grafico delle cose. A proposito di zuccheri e l'uso abituale di consumare zucchero e biscottino alla merendina, teniamo presente che l'impennata dello zucchero determina un'altrettanta impennata della sintesi dell'ormone insulina per mettere giù questa glicemia. Però quando l'insulina agisce così rapidamente, non porta la glicemia ai valori di partenza, ma li porta a valori più bassi, e quindi avremo un'ipoglicemia. All'ipoglicemia reagiscono gli ormoni che fanno aumentare la glicemia, ovvero cortisolo e adrenalina, e se facciamo questo andirivieni ogni volta avremo anche un aumento della pressione arteriosa per l'azione dell'adrenalina e del cortisolo. Quindi iperinsulinemia, iperglicemia, iperinsulinemia, ipertensione arteriosa. Ok, allora qui Barbara fa questa domanda: diete con digiuno intermittente adesso di gran moda in tutte le varianti, quando incido sugli ormoni citati? No, io tu poi rispondo, do la mia risposta, perché io non sono d'accordo sul digiuno intermittente, sono d'accordo nell'apporto bilanciato degli alimenti. Come ho detto prima, posso eventualmente, in casi eccezionali, saltare qualche cena in due giorni, uno o due giorni a settimana non consecutivi, ma come fatto estremo, senza andare oltre. Allora, invece io sono d'accordissimo con quello che... Io non sono d'accordo proprio col digiuno intermittente, nel senso che io dico che il digiuno si deve fare tutta la notte, come ci dicevano i nostri nonni, che ovvero mangiavano presto la sera, mangiavano poco, facevano la famosa cena da poveri, da morti di fame, come si diceva, per poi mangiare al mattino e a pranzo. Quindi si facevano effettivamente, si rispettava meglio la crononutrizione, quindi il digiuno notturno è quello migliore. Poi se anticipiamo la cena ancora prima, quindi riusciamo a fare veramente le 12 ore di digiuno notturno. Si digiuna di notte perché devi dare spazio agli ormoni ad agire. Se tu salti la cena, poi puoi addirittura scatenare la grelina, un'altra molecola che si libera quando c'è molta fame, poi puoi avere un discorso sulla leptina, su altri ormoni, con una ripercussione anche di altri discorsi. Quindi, come diceva la persona di prima, no? Angelina, no? Che diceva che poi aveva quella fame quasi bulimica durante, ecco. In questo caso, sono d'accordo, come dice Salvatore, ogni tanto che uno dice va bene, aspetta, magari hai pranzato alle 3, alle 4 del pomeriggio, in quel caso fatti una tisana e magari in quel caso ci può pure stare, ma parlo come metodica, io non sono d'accordo, almeno io, come dicevi tu, non lo vedo come un... Leggiamo la domanda di Tiziana, che è lunga. Mangio poco perché sono intollerante a parecchi cibi e così sono dimagrita l'anno scorso, circa 10 kg in 3 mesi. Quindi bisognerebbe vedere che cosa ha perso, innanzitutto. Ne ho recuperati 3 ricominciando a mangiare tutto, ma ci credo, il corpo è andato in carestia, ma poi questo periodo Covid ha bruciato tutto, principalmente per stress con reflusso amaro e teneglia al collo. La sera posso mangiare qualcosa di più leggero? Quadro clinico perfetto per ora. Allora, sicuramente se ha fatto se è intollerante a parecchi cibi, quindi saranno cibi di gruppi alimentari diversi, saranno del gruppo del latte derivati, del gruppo dei cereali oppure dei glutine, ma non lo sappiamo. Sicuramente il consumare abitualmente, ripetutamente, quegli alimenti verso cui è intollerante può creare ritenzione idrica, aumento di peso e così via. Aver perso 10 kg in 3 mesi saranno sicuramente 10 kg di acqua,
per essere andati via in così poco tempo. Io credo pure, attenzione, che ci può essere demuscolazione pure. Sicuramente, se mangia poco, come dicevamo prima, l'organismo consuma poco e quindi se mangia poco non introdurrà la quota di proteine utili, che deve essere di un grammo, almeno di un grammo pro chilo di peso desiderato. Quella è la cosa importante nel presente. E se facciamo il conto con tutti i pazienti, tutti mangiano poche proteine, pochi secondi, perché a soddisfare lo stomaco, l'appetito, la vista, ci fa molto di più un piatto di pasta che non un primo ridotto e un secondo. In questo caso qui, ovviamente, lo stress, ma anche lo stare fermi e il mangiucchiare comunque ha fatto sì che abbia perso tutti i vantaggi. Non deve mangiare poco, deve mangiare per quelle che sono le proprie caratteristiche di composizione corporea e deve evitare almeno alcuni giorni a settimana di consumare quei cibi verso cui è intollerante. Ma poi infatti ne approfitto per dire, completare questa cosa qua, che non si elimina mai un cibo quando si è intollerante, perché rischiamo che poi il corpo invece perde, invece dobbiamo recuperare sempre la tolleranza immunologica del cibo. Il rischio è grosso, perché se io non mangio definitivamente un cibo, un gruppo alimentare, appena lo vado ad assaggiare potrei avere non una reazione da intolleranza, ma una reazione da allergia vera e propria, perché le immunoglobuline delle intolleranze, chiamiamole così, da food sensitivity, sono le IgG, che mi darebbero quei segni che tutti conosciamo, può essere il gonfiore, il mal di pancia, la cefalea e così via. Se io non mangio per un tempo lungo quegli alimenti, alle IgG si sostituiscono le IgE, che sono le immunoglobuline delle reazioni allergiche vere e proprie. Quindi io potrei avere uno shock anafilattico, potrei avere un edema della carotide, potrei avere un'asma bronchiale, potrei avere manifestazioni cliniche molto molto serie. Ok, quindi io sono del parere, in alcuni casi si può scegliere l'opzione di togliere per esempio il glutine, per esempio per alcuni periodi, quando per esempio c'è una permeabilità alterata, quindi in questi casi poi va, ma comunque mai il fai, cioè comunque il fai da te, quindi bisogna sempre decidere la migliore strada. Allora, Tiziana: mia figlia 27 anni, pur essendo normopeso, accusa sempre gonfiore addominale dopo mangiato, soffre di tiroide di Hashimoto con valori normali sul sangue, tranne gli anticorpi che sono alti. So che un po' poco, qualche consiglio. Allora, dico giusto due cose, poi ti lascio a te la... Il tiroide di Hashimoto, cioè gli anticorpi, quindi una malattia autoimmune che comunque dà un sacco di problematiche, tra cui ovviamente nella tiroide di Hashimoto ormai sappiamo bene gli studi di Fasano, che c'è un'alterata permeabilità, c'è problemi di sbiosi, eccetera, eccetera. Quindi non so se vuoi aggiungere qualcosa. Il discorso è il fatto di avere sempre il gonfiore addominale potrebbe dipendere da un bel po' di cose. Potrebbe dipendere da una food sensitivity, per esempio, potrebbe starci del gruppo alimentare verso cui ha una reazione esagerata e quindi crea gonfiore. Potrebbe, essendo normopeso, fare uso abuso di zuccheri, dolcificanti e quant'altro, quindi potrebbe creare, stimolare la crescita di una flora batterica, di un microbiota intestinale di tipo fermentativo e quindi trovarci col gonfiore addominale. Questo è il discorso, bisogna capire e vedere. Per esempio, io come tutti quanti noi, il trattamento di una tiroidite si va a lavorare sull'intestino, si va a lavorare sull'apporto di microelementi, seleni e quant'altro per migliorare il metabolismo della tiroide. Bisogna capire se ci sono delle sensibilità eccessive verso certi gruppi alimentari e quindi si mette un po' da parte per alcuni giorni a settimana. Bisogna lavorare. Bisogna integrare con vitamina D, per esempio, che è vitamina che negli ultimi anni si è visto non essere solo la vitamina che fissava il calcio alle ossa, ma ha molto, molto più cose che fa. Quindi il discorso è davvero enorme e è difficile da affrontare con una risposta. Marisa risponde: a Bologna verrò, non la posto, ma verrò a Bologna a settembre, credo. Adesso ricomincio a luglio
con Roma, Napoli, che sono le prime due tappe, poi faccio Bari, Taranto e poi faccio Catania e ovviamente la Calabria, quindi ho cominciato con queste zone qua, poi ovviamente riprenderò Milano. Allora, qui ti volevo postare una frase provocatoria: spesso mangiare bene è anche costoso. Spesso mangiare bene è anche costoso, ma è verissimo. È verissimo. No, 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 ma la mia risposta a questa domanda è questa qua: non pensate a quanto costa tanto il cibo buono, pensate a quanto costa poco il cibo spazzatura. Io rispondo così, ma perché veramente fare un olio d'oliva oggi a 2,50 euro, io certe volte dico a 3 euro, io dico ma caspita, io lo pago, arriva a 8 euro 9 euro di prodotto, 2 euro, 3 euro, che cosa paghi? La bottiglia. Giusto, faccio questa riflessione che ho riportato. No, il discorso che io faccio spesso quando tengo i seminari è questo qui. Faccio vedere l'immagine di una scala a piori l'interesse deve essere a tappe. Allora, mi rendo conto che già passare da un riso brillato a un riso integrale già c'è un costo diverso. È ovvio che dobbiamo anche riferirci alla tasca del paziente, alla sua capacità economica. Allora incominciamo con l'eliminare il cibo spazzatura che conosciamo tutti e che non costa nulla. E già facciamo un'operazione. Passiamo a usare cereali integrali. Ok? Va bene, e già aumenta un pochino il costo. Incominciamo a usare, per esempio, anche se sul gelato, del pesce non di allevamento, invece di comprare quello di allevamento. Incominciamo poi, man mano che possiamo spendere, a sostituire le normali farine con farine da grani antichi, per esempio. Usiamo solo l'extravergine d'oliva, ma che abbia un costo adeguato e che sia quello. Quindi il discorso, sì, siamo d'accordo, può diventare costoso, ma se lo facciamo a tappe già possiamo eliminare dei fattori che possono interferire negativamente con lo stato di salute. Non c'è bisogno di andare direttamente a comprare la cosa in quel negozio di nicchia che abbia quella cosina lì, no, è impossibile. Ma allora, Salvatore, io ti racconto, visto che è una chiacchierata piacevole, una persona che ho visitato era di Sala Consilina, mi ricordo, e mi venne vestita in oro, zecchino, e l'oro partiva dal capello e finiva alle scarpe, tutte in oro. Quando gli dissi di comprare integrale, allora mi ricominciò a fare tutta una serie di polemiche. Allora, a un certo punto, lì, non accettando più il discorso, ho detto: signora, lei è vestita in oro da capo a piedi, ma può essere i 10 centesimi in più, i 20 centesimi in più, i 30 centesimi in più della pasta che può cambiare la sua situazione economica? La signora l'ho persa come paziente, non è venuta più in studio per questa mia affermazione. Come per esempio, a proposito del mangiare, no? Si diceva mangiare poco, mangiare molto, mi è venuta in mente un'altra paziente, la quale è venuta da me, aveva una trentina d'anni, già era bella grossa, non mi ricordo, poi era scomparsa dopo alcuni anni, ha fatto una dieta di quelle pazze in cui ha perso tutto e di più velocissimamente, è ritornata, pesava molto di più di prima, e raccogliendo l'anamnesi, ecco, col testo quasi, questa persona mangiava confezioni e confezioni di merendine e di biscotti. Quando io le ho dato una dieta, visto che pesava 150-170 kg, quando ho dato una dieta in cui l'apporto proteico era di una certa entità e doveva mangiare quantità di secondi piatti, oltre a quelli primi, abbastanza importanti, la signora si è rifiutata. Quando invece quelle cose che elicitavano una risposta serotoninergica, dopaminergica eccezionale, non c'erano limiti. Sì, ma veramente c'è una grossa confusione a livello alimentare, che ovviamente c'è veramente una grossa confusione. Allora, sul colesterolo, dicono che il colesterolo non è più quello stampato, bisogna vedere se anche 280 colesterolo cattivo non è alto, è vero. Oggi più che dire colesterolo, il colesterolo è uno, no? Noi abbiamo parlato di buono, cattivo, ma giusto per cercare, perché si unisce a delle lipoproteine, quindi
averne. In questo caso non è tanto il totale, perché può essere, io in un calciatore, seguendo un calciatore una volta a livello professionistico, ho trovato 2,80 di colesterolo buono, 2,80 scusate, di 2,90 di colesterolo totale, e poi ho trovato 90 di quello HDL. Facendo una piccola divisione tra totale e HDL, 9, 18, 27, il rapporto era 3. Io dico che da 4,5 e 5 bisogna un attimino. Però credo che la domanda, non so se si riferisce al colesterolo totale, sarà 280 di colesterolo totale. Non credo che una cosa importante da tenere presente, lo diciamo spesso, il colesterolo è una molecola fondamentale per la sopravvivenza. Sta in tutte le pareti di tutte le cellule, va a essere fondamentale per la sintesi degli ormoni lipidici, steroidei si dice, quindi il cortisolo, quindi gli ormoni sessuali femminili, quindi anche alcuni neurotrasmettitori. Se azzeriamo, tra virgolette azzeriamo, se miriamo ad abbassare questo colesterolo, creeremo danno. Il colesterolo, per esempio, se io sono una persona eternamente stressata, il mio fegato produrrà colesterolo per fare ormone dello stress. E la quota di colesterolo che ci ritroviamo nel sangue è di gran lunga, cioè è solo una piccolissima parte di derivazione alimentare. Per quasi l'80% deriva dalla sintesi epatica. Allora, parlare di colesterolo cattivo e buono è completamente errato, perché il colesterolo cosiddetto cattivo è quello che porta il colesterolo, la lipoproteina LDL, che porta il colesterolo dal fegato in periferia. Quello cosiddetto buono che porta il colesterolo dalla periferia al fegato, che è l'HDL. Il discorso, lo dicevamo prima, il colesterolo, la lipoproteina particolarmente dannosa sono le LDL piccole e dense, e sono ossidate e sono glicate, cioè sono cariche di zuccheri. Se io non mangio zuccheroso, non mi ossido con una dieta antinfiammatoria e mangio correttamente abbinando le cose, questo colesterolo non sarà mai elevato, e il 280 anche di colesterolo totale potrebbe non avere un significato patologico. Ok, allora ci ripeti il nome dell'integratore per la ritenzione idrica? Il Melliloto. Ok, no, giusto, te la faceva la domanda, voleva ripetere questa... Si chiama proprio così come nome? Sì, come nome è scientifico. Ok. Ma se si lavora, e non so, allora questa è una domanda che non so se ci aveva un seguito prima, ma se si lavora e non si riesce a farla nel pomeriggio? Ah, sì. Penso che si riferiva all'attività fisica. Tu hai detto prima. Non è la stessa cosa. Non ha l'effetto lipolitico con cui l'ho fatto al mattino di giugno. Ok, credo che era riferito a questo. È un prodotto fitoterapico per la ritenzione idrica? Abbiamo detto, se è una ritenzione idrica, allora, se è una ritenzione idrica che riguarda il sistema venoso linfatico, il Melliloto può andare bene, ci sono anche nomi commerciali, non so se li possiamo dire qualcuno. Per esempio, dillo qualche nome, no? Visto che abbiamo nominato prima dei prodotti. Per esempio, ci sta per esempio il Coumarin Plus della Oti, che è un grosso, è un composto che mette insieme sia il Melliloto, che agisce sull'insufficienza venosa, quindi sulle varici, e sulla ritenzione idrica. Sulla ritenzione idrica possiamo lavorare anche con dei rimedi omeopatici o tossicologici. Io spesso uso linfomioti in gocce che, diluito nell'acqua, mi riduce il ristagno linfatico a livello degli arti inferiori. Il primo che hai detto si chiama? Coumarin Plus, ed è eccezionale. Ma non lo produco io, non ho un ritorno economico. Ma no, anche delle situazioni di insufficienza venosa serie da
postumi di tromboflebiti profonde, anche in situazioni climatiche di caldo estremo, le due capsule due volte al giorno riescono a migliorare la ritenzione idrica del ristagno venoso. Ok, si chiama Coumadin. Coumarin Plus. Marin, con la, sì, con la R. No? Sicuramente poi hanno le domande sotto di come si chiama il prodotto, quindi Coumarin Plus. Ok, Plus. Allora, io da un po' di tempo faccio il digiuno intermittente 8-16, il mattino ho energia tutta la mattina, però a mezzogiorno appena mangio mi sento gonfia e stanca e poco, con poca energia. Ha tirato troppo la corda. Per questo. Quindi quello è il motivo per cui... Allora, sì. Non ha capito questa persona, Silvana, l'esame... No, quelli che avevo detto, l'esame consigliato forse per il microbiota? Forse no, forse si riferiva alla PCR ad alta, PCR ad alta sensibilità. DLDL, quei due esami erano DLDL e HSPCR, PCR ad alta sensibilità. Erano quindi questa cosa qua. Per crudité ti fa la domanda Rosaria, si intende anche insalata? No, con vita no, parliamo di crudité, quindi ortaggi tipo, che ne so, la carota, tipo il finocchio, tipo l'insalata anche tal quale, ma non deve essere condita. Se è crudité, è crudité. No, questo è un qualcosa di crudo e non condito. Allora, questa è una domanda che mi fanno proprio spesso, va fatta prima o dopo l'assunzione del farmaco? Allora, bisogna sempre capire, se io l'assumo il farmaco, ovviamente voglio vedere una cosa, se io non l'assumo voglio vedere un'altra cosa, quindi dipende da che cosa vuole vedere chi l'ha prescritto. Io dico sempre che, poi c'è un'altra domanda che dice... gli esami sono costosi, ma mica li dobbiamo fare tutti gli esami, cioè nel senso che mica possiamo dire è una propaganda a fare gli esami. Io sto dicendo semplicemente quello che è, ovviamente, anzi la segretaria, mi dicono alla segretaria, dottore, ma il dottore che esame richiede? Io ho dato disposizione di dire alla segretaria, no, il dottore decide dopo che esami fare. Naturale, ma non prima. Non prima che mi porti la batteria. Io perché racconto questa esperienza, che quando facevo tirocinio in ospedale a Bari, dal caro professor Moschetta, mi ricordo le gridate che andavano da fino all'altra parte del padiglione dell'ospedale, quando un suo allievo gli portò un malloppone di esami così, e lui, mi ricordo che gli disse, ma la tua ipotesi diagnostica qual è? Boh. Allora, dopo quel boh che gli ha detto, le gridate si sono sentite a distanza, perché veramente sparare nel mucchio e dire vabbè, facciamo tutti gli esami possibili e poi vediamo che ha. Questa è una cosa, un errore. Ma purtroppo è un errore indotto negli ultimi decenni dalla super specializzazione. Si guarda sempre meno, si tocca sempre meno il paziente e si rimanda all'esame diagnostico. Allora, Deborah ti chiede, ci avviciniamo quasi verso la fine, dottore, quel fastidioso accumulo sotto il vento, a cosa è dovuto? È dovuto a quello, è dovuto all'ipercortisolemia, quello lì. Ok. Quel tipo di localizzazione lì. Allora, vediamo se c'è qualche altra domanda, la leggiamo. Allora, Immacolata che saluto, io faccio la dieta GIFT, mese di metà gennaio, ho messo 6 kg, ho cambiato il dosaggio due volte, non sto bene a livello di dolore, gonfio, non so più che fare. Sicuramente, allora, ovviamente bisogna rivedere, io Immacolata non la vedo, tutte le volte che sono stata a Napoli, non mi ricordo quando ci sono stato, però ovviamente bisogna rivedere un po' la situazione, però non è solamente il dosaggio che io cambio, metto il dosaggio, bisogna vedere un attimino meglio tutta la situazione ancora con più attenzione, no? Che dici, Salvatore? Eh sì, sicuramente, anche perché da metà gennaio a metà febbraio ho messo 6 kg, bisognerebbe vedere che cosa è successo in questo mese. 6 kg in un mese... Sono un po' troppi. Poi,
6 kg sono... di acqua, 6 kg di acqua extracellulare, secondo me. Sì, sì, poi sicuramente il problema è capire se non facciamo una BIA, che ovviamente mancava da Napoli da tanto tempo. Adesso ritornerò, ne approfitto per dire all'Immacolata che ci sarò il 4, 5 e 6 a Napoli, quindi giusto per capire che cosa è successo e vedere un po' la situazione. Allora, circa 5, Graziella, 5 anni fa feci il recalor test, purtroppo non avevo seguito molto bene la dieta, a distanza di tempo può avere ancora attendibilità. No. È il quadro del momento, l'intolleranza, o il quasa, o il recalero, o qualsiasi altro, è un test che dice com'è la fotografia di quel momento. Fallo 5 anni fa, che cosa era la situazione? Non ha significato anche dopo 3 mesi, figuriamoci. Immaginiamo dopo 5 anni. Allora, test, per esempio, di quanto poi sia l'infiammazione a fare obesità. Io in uno dei miei ultimi seminari, il mese scorso, ho fatto vedere dei casi clinici, fa qui un paziente i quali i primi 2 mesi aveva avuto risultati discreti in calo di massa grassa e quant'altro. Poi mi raccontava dei sintomi, raccogliendo ulteriormente questi segni e sintomi, raccontava, ho fatto fare il regalo del test. Vennero fuori delle food sensitive verso glutine, verso nickel e latte derivati. In 2 mesi successivi ha perso un bel po' di massa grassa, l'acqua extracellulare si è ridotta, si è azzerata, si è dimezzata l'uricemia, che è un altro segno di infiammazione cronica. Quindi il discorso che abbiamo prima e che stiamo dicendo dall'inizio, dobbiamo anche mettere in conto che ci può essere un'ipersensibilità verso quello che mangiamo e quindi dobbiamo mettere da parte per un po'. Allora, Silvana chiede, io sono intollerante al glutine, prima lo mangiavo una volta a settimana ma stavo male per 3 giorni, ma ora non lo posso più mangiare, perché qua ci sono delle situazioni, si chiama gluten sensitivity, che quando ovviamente ci sono queste situazioni, lì tu provi con la reintroduzione, ma se non, pure io c'ho pazienti in cui tolgo per breve periodo quando ci sono malattie autoimmuni il glutine, ma non in tutti, poi mi regolo ovviamente, però quando lo tolgo e poi lo rimetto piano piano, vedo che la persona, comincio con i grani antichi, poi comincio col farro monococco, eccetera eccetera, poi vedo che non si riesce a tollerare, lì vuol dire che la situazione o devo andare più a continuare per più tempo, ma vedo che la situazione sta sempre peggiorando, allora poi ovviamente quella è una situazione. Tu vuoi aggiungere qualcosa su questo? No, voglio dire una cosa, il riassaggiare, ma deve essere sempre con minuscole quantità. Quando io non lo assumo per 6 giorni, faccio le volte, e lo mangio, lo assaggio il settimo, ma deve essere, non so, la punta di un cucchiaino da caffè una volta, vedete come vanno le cose, poi vado avanti in micro quantità, perché deve essere una riattivazione della sensibilità. Ma se noi assaggiamo di nuovo con, che ne so, un piatto di, o una bella porzione, o 2 cucchiaiate di, è già una quantità esagerata. Allora, io ringrazio Mary, la faccio vedere questa domanda, che il mio salotto funziona. Io ho detto che questo salotto è meglio della D'Urso, spero che non arrivi la parola D'Urso, ma stavo scherzavo al tempo di questa cosa qua. Mi fa piacere comunque che vi piacciono le dirette, perché sono grazie. Speriamo di veramente di fare il massimo, veramente il massimo. Ne facciamo le ultime, saluto il collega Astorino che ci fa i complimenti, quindi vedete il pubblico si allarga anche, diciamo, anche agli addetti ai lavori, diciamo, non è solamente, ecco qua, ti fanno una domanda proprio diretta a te, di meglio il paziente ideale è quello predisposto ad ascoltare, la sto sentendo con molto interesse sul fegato. Il fegato è un organo importantissimo per la nostra vita e la nostra sopravvivenza. Io vorrei dire una cosa a proposito del fegato, non a proposito appunto di una bevanda, di una tipologia di bevanda. Non esiste una dose di alcol che non sia tossica per il fegato. Se bevo
2 ml, mi intossico per 2 ml e così via. Quindi il discorso delle bevande alcoliche io la terrei da parte come uso occasionale, perché già il nostro fegato deve sopportare tutta la chimica che ci ritroviamo negli alimenti che mangiamo, deve sopportare tutto il plus di lavorio dato dall'ipernutrizione che quasi in tutti c'è, e poi il grosso lavoro per smaltire gli acidi grassi che arrivano al tessuto adiposo, gli eccessi di zuccheri, tutte le lipoproteine che si formano a livello intestinale per assorbire le grosse quantità di cibo che ingeriamo. Quindi il fegato è un organo da tenere sotto osservazione, da tenerlo buono, buono, che lavori alla perfezione. Allora, leggiamo veloce gli ultimi 10 minuti. Allora, per allergia al nickel, come si può raggiungere in fase acuta una buona quota di fibra giornaliera? Il problema del nickel è che è presente in tutta la frutta e la verdura, principalmente, e quindi dobbiamo trovare un compromesso. Ci sono alcune che ne hanno di più, altre che ne hanno di meno, e quindi ovviamente io mi sono ritrovato con persone intolleranti al nickel che hanno una minore o maggiore sensibilità a quegli alimenti da evitare. Quindi ci può essere nell'ambito delle persone con intolleranza al nickel quelli che possono più tollerare certi alimenti considerati da evitare rispetto ad altri, quindi è un caso tutto particolare da vedere persona per persona. Allora, qui abbiamo già risposto tempo fa sulla dieta del gruppo sanguigno, che non c'è nessuno studio, almeno basandoci sugli studi su PubMed non ci sono studi in questo caso. Valentina, ma digiuno non gira la testa se rischia di sentirsi male se si fa attività fisica? No, affatto. Qua stiamo parlando di una corsa, di una passeggiata a digiuno al mattino, è fondamentale. No, affatto, non si rischia niente di tutto ciò. Se mangio bene, ho la mia carica energetica già al mattino, no, per niente. Anche perché noi abbiamo una riserva di glucosio che non è che dici corriamo a digiuno, noi utilizziamo quelle scorte e poi andiamo a prendere le scorte del grasso, quindi ecco l'attività che dicevamo prima, l'ipolitica, quindi non è che veramente stiamo, oppure come dice il buon Luca Speciale, certe volte dici mangiati prima di uscire una bella mela o un frutto al volo così e poi ti fai la bella tua camminata di mezz'ora quando vuoi, poi ritorni, quindi in modo tale che siccome noi operiamo, io e Salvatore come medicina diciamo di segnale, noi siamo fatti di segnali, quindi segnale della mela o di un altro frutto, oppure può essere pure delle buone fragole mangiate così al volo, dicono al cervello, caro cervello, stai attento, io fra poco ti darò la colazione, adesso vado a fare movimento, ve lo sto raccontando a favoletta, ovviamente tutto questo avviene attraverso segnali, che non stiamo qui ovviamente a dire quali sono questi segnali, perché il riso rosso fermentato è utile per abbassare il colesterolo? È utile, sì. Ma allora, il riso rosso fermentato lavora come lavorano le statine, bloccando la sintesi del colesterolo, quindi vanno a bloccare l'enzima limitante la sintesi del colesterolo. Abbiamo già detto a cosa serve, a come serve il colesterolo. Fra gli altri effetti del blocco della sintesi del colesterolo, quello c'è quello del blocco del coenzima Q10, che è una molecola fondamentale per la salute, e della vitamina D. Se blocchiamo la sintesi del colesterolo, blocchiamo anche la sintesi della vitamina D, e non credo che sia il caso di farlo. Anche se il riso rosso fermentato è una molecola naturale, ma l'effetto è lo stesso. L'effetto è lo stesso. Quindi il colesterolo non è un nemico. È un nemico se è ossidato, se è glicato, e quindi dobbiamo lavorare su quelle che sono le caratteristiche del nostro corpo. Quindi ridurre l'ossidazione, evitare la formazione, evitare l'accumulo, non la formazione, l'accumulo di ROS, quindi di radicali liberi, e evitare zuccheri, perché così evitiamo che si formino prodotti della glicazione, come dicevamo prima. Se non siamo ossidati, se non siamo glicati, il mio colesterolo, anche un tantino più alto, non mi crea danno. Proprio oggi in una videoconsulenza ho trovato una signora con 130 di colesterolo totale e vitamina D a 19. Giusto per un dato fresco di giornata. Giorgio, differenza tra ritenzione idrica per insufficienza venosa e accumulo di acqua extracellulare per infiammazione, come agire? A parte il fatto dobbiamo sapere che sia acqua extracellulare per infiammazione facendo la via. Okay. Se l'acqua extracellulare dobbiamo capire dove sta il motivo e quindi capire
la ritenzione di insufficienza venosa è facile a vedersi, basta appunto la fovea famosa. Se io a sera incomincio nel corso della giornata le mie gambe si gonfiano, le mie caviglie si gonfiano mentre mi sveglio con le gambe sgonfie e le caviglie sgonfie, è sicuramente una ritenzione idrica da insufficienza venosa. Mentre l'acqua extracellulare per infiammazione sta sempre lì, ma non sta nelle gambe, sta ovunque nel corpo. Quindi uno, per semplificare, è un discorso legato ai vasi sanguigni, l'altro è un discorso legato alla legato alla posizione eretta. Allora, direi che abbiamo risposto a tutte le domande, perché sto vedendole, anche ti ringraziano per il discorso. Che hai fatto, quindi, che non era nel tema di oggi, se no dovevamo aggiungere obesità, androidi, no, due punti, fegato, intestino, abbiamo cercato, non lo teniamo più, infatti abbiamo risposto credo quasi a tutto, veramente a tutto. Io ringrazio Salvatore per questa grazie a tutte le persone che sono rimaste fino ad ora ad ascoltarci, e non sono poche, perché dopo 1:54 io questo mi fa piacere, veramente noi viviamo di questo, come dico sempre, no? Viviamo di soddisfazione nel cercare di divulgare il più possibile delle cose. Tu lo fai tantissimo nei tuoi corsi che organizzi, quindi ovviamente questa è la cosa più bella che c'è, no? Da dare, divulgare, cercare di non avere nulla in cambio certe volte, no? Quindi divulgare, no, in questo caso. Infatti, tutto parte da lì. A me incominciamo ad informare, poi il cambiamento potrà avvenire. Bravissimo, perché se non c'è questa informazione, che a scopo gratuito, perché ovviamente le dirette io potevo benissimo starmene a fare delle visite, ma ho deciso di dedicare sempre queste 2 ore per queste dirette, ovviamente sono fatte per scopo, diciamo, di informazione, dare più informazioni possibili. Allora, io ringrazio tutti voi, vi do appuntamento a mercoledì con Marta Ciani, che parleremo di intolleranza, allergie e di questo discorso che abbiamo cominciato a intraprendere, magari lo approfondiremo ancora meglio, perché tutta la diretta sarà improntata su questo discorso. Salvatore, io ti ringrazio, ci sarai altre volte sicuramente, in modo più diluito, perché nel mese di luglio le dirette saranno più diluite, però sarai sempre presente. Ti ringrazio e ringrazio tutti quanti voi per essere stati in ascolto. Buona serata.